Siamo a Lendinara, in provincia di Rovigo. Stamattina io sono partito da Milano, perché ieri sono stato, come sapete, da Fazio. Sono contento di come è andata la trasmissione, ce l'ho messa tutta, ero molto sereno, tranquillo e qualche bella cosa l'abbiamo detta, no? Importante. E so che tanti milioni di italiani hanno visto la trasmissione Che tempo che fa, per cui tanti milioni di italiani oggi sanno quantomeno che appunto Berlusconi la mafia l'ha pagata, Cosa Nostra l'ha pagata. Io continuo a insistere su questa roba perché è indegno scontrarsi in una campagna elettorale con un candidato ineleggibile, pregiudicato e appunto finanziatore in un certo senso dell'organizzazione Arriviamo, che ha appunto ucciso Falcone Borsellino. E sapete che c'è la questione relativa alle restituzioni dei deputati del Movimento 5 Stelle. Per me, io non ve lo nego, insomma, io sono molto molto amareggiato che alcuni colleghi non abbiano fatto il loro dovere, però tengo sempre a precisare tutto quanto. Questi soldi per legge ci spetterebbero di diritto, perché sono i soldi che tutti i parlamentari, tutti i politici si intascano. Noi però abbiamo detto nel 2013 avremmo fatto una cosa, e tu non puoi dire di aver restituito determinati denari senza averlo fatto. Ciò nonostante, io sono quantomeno contento che finalmente, grazie a questa polemica, la stampa stia certificando il fatto che appunto il Movimento 5 Stelle abbia restituito 23 milioni di euro, ora vediamo esattamente quanti, cioè soldi incredibili, e non era mai successo nella storia della Repubblica Italiana. Ciò nonostante, chi ha mentito, chi ha dichiarato di aver restituito, diciamo, chi ha fatto questo giochetto con i bonifici, poi io l'ho letto, no? E non può continuare a stare nel Movimento 5 Stelle, punto. Io sono sempre stato estremamente intransigente all'esterno e occorre essere ancora più intransigente all'interno. Ringrazio anche le Iene, attenzione, perché fanno il loro mestiere e è giusto che lo faccia, anche perché questo giornalismo, anche di inchiesta, per me è utile, perché nel complesso migliora la società, migliorando le forze politiche si migliora la società, per cui io sono contento. Vorrei sempre che tutto lo stesso trattamento fosse riservato a tutti quanti, quindi attendiamo anche che le Iene pubblichino quel famoso servizio sugli scontrini di Renzi, ma, ripeto, le Iene fanno bene a fare questo tipo di servizio. Io le ringrazio anche. Adesso vado sul palco, questa cosa la dirò anche pubblicamente perché è giusto. E chi appunto non si è comportato di dovere, pur non commettendo reati, qua non stiamo parlando di reati, e quei soldi per legge ci spetterebbero tutti quanti, tutti i partiti politici appunto se li intascano. Infatti noi lezioni di moralità da coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio non le accettiamo. Ma dato che siamo il Movimento 5 Stelle, non un PD qualunque, una Lega qualunque, una Forza Italia qualunque, coloro che non hanno fatto il loro dovere non possono continuare a stare nel Movimento. Andiamo. Ci siamo? No. Salve a tutti! Grazie! Chi siete voi? Dai! Chi siete voi? Un po' piacere. Salve! Piacere! E grazie! Per Andrea? Esatto. Tanto lo rivedo stasera che ci incontriamo a Venezia. Grazie. Da parte di nostra. Grazie. Siamo visti a Verona, la piattaforma del Sole. Ah sì, che era il posto là, diciamo quella serata al posto chiuso. Noi ci veniamo all'aperto. Buonasera a tutti, arrivo. Buonasera. Veniamo all'aperto. Siamo qui, Alessandro. Assolutamente. Aiutaci. Ragazzi, sapete quelle che sono le nostre proposte. Speriamo di avere un'occasione. Posso per fare una foto con te? Certo. Marco, lei è il registro la domanda. Ah, c'è mio marito. Salve. Salve. Marco, con permesso. Marco, sei alto? Donna? 1,91. Grazie Ale. Ale. È un CD. Grazie alla musica. Dio, male. Piano. Che bello camminare senza camminare. Che bello camminare senza camminare. Ti tengo in mano. È ritornato Rovigo. Grazie. Piano, siamo anche noi. Muy bien. Echando le pila. Tu fai una battuta sul migliore da stamattina. Su chi? Su il peggiore, non sul migliore, il peggiore. Ma il migliore chi, Gennaro? No, perché non Gabbè? No, ma figurati. Buonasera a tutti. Buonasera. Sei un grande Ale. Buonasera. È un po' freddo, è la temperatura più alta. Vai, tranquillo. Grazie. Vabbè, è stata più fredda la mela. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Ciao. Ciao.
Buonasera a lei. Come stai? Dov'è la... Sali tu. Ciao a tutti. Questo è il microfono. Grazie. Ci siamo? Grazie a voi. Grazie Riva, grazie a voi. Ho solo fatto il mio dovere. Eh sì, assolutamente. Grazie per essere qui in piazza al freddo di cuore, grazie per l'accoglienza, è sempre un piacere. Ieri stavo da Fazio, sono riuscito a dire tutto quello che volevo dire. Grazie. Mi hanno detto che la trasmissione ha fatto degli ascolti molto importanti. 5 milioni di italiani in più sanno che Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra, insomma non è una cosa malvagia, speriamo che gli italiani non votino, no? Coloro che hanno finanziato la mafia, che hanno pagato Cosa Nostra. Vi presento la nostra candidata al Senato, oh, eccola qua, e poi ci rivediamo tra poco, e grazie a tutti, ho qualche cosa da dirvi in assoluta trasparenza. Bocca al lupo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Micaela D'Aquino, ho 46 anni, sono di Rovigo, nata a Rovigo, cresciuta a Rovigo e lavoro a Rovigo. Mi occupo di consulenza del lavoro, quindi ho tastato con mano tutto il discorso del mercato del lavoro, quindi le problematiche delle aziende, dei lavoratori, la ricerca di un posto di lavoro, il costo del lavoro, le difficoltà delle banche e burocrazia. E ringrazio il Movimento 5 Stelle che mi ha dato la possibilità da cittadina di partecipare a questa politica pulita e mi impegno a studiare, a continuare a parlare con le persone come ho sempre fatto e di trovare una soluzione ai problemi perché a questo territorio io voglio bene e grazie. Bocca al lupo. Di nuovo grazie a voi. Il tour sta andando bene, stiamo girando tutte le piazze d'Italia, andando anche posti tra l'altro che io non conoscevo, non ero mai stato a Lendinara, che bella piazza, ringrazio anche i carabinieri che come sempre sono dietro, tranquilli, non si mettono qui come non fanno mai da scorta a un parlamentare del 5 Stelle, stanno lì dietro tranquilli perché si sa che i ladri sono altrove, per cui che stanno tranquilli, anche i poliziotti della municipale. Sentite, una cosa in assoluta trasparenza, ci tengo e ci tengo a dirla soprattutto in una piazza perché in questi 5 anni la piazza è stata un po' casa mia, sono sempre stato in Parlamento a combattere, però ho girato tantissimo le piazze, fare politica anche al di fuori delle istituzioni è la mia più grande passione. Noi pratichiamo moltissimo e predichiamo l'intransigenza come valore in politica. Noi non è che veniamo da Marte, siamo cittadini italiani come tutti quanti, con tutti i limiti dei normalissimi cittadini. Tra l'altro non sempre si riescono a capire le persone magari che entrano nel Movimento 5 Stelle, se avesse, non lo so, la sfera di cristallo non esisterebbero neppure i divorzi in un certo senso. Ciononostante quello che noi diciamo all'esterno e gli attacchi che abbiamo fatto ai partiti politici presuppongono un'intransigenza all'interno da praticare. Come sapete nel 2013 prendemmo tanti voti dicendo che ci saremmo tagliati gli stipendi e l'abbiamo fatto. Mai nessuno della storia della Repubblica Italiana aveva fatto quello che abbiamo fatto noi, nessuno. Ciò nonostante, alcuni parlamentari hanno dichiarato di aver restituito tot, invece hanno restituito meno. Questi parlamentari non hanno il diritto di continuare a stare nel Movimento 5 Stelle. Questo è un discorso di serietà. Le Iene hanno fatto un servizio, le Iene fanno benissimo a fare il loro servizio, fanno il loro lavoro, e devono fare le pulci a tutti i partiti politici, come giusto che sia, per cui attendiamo anche che venga pubblicato il servizio sulle spese di Renzi quando era presidente della provincia di Firenze, perché non è stato mai messo in onda. Ciononostante, le Iene fanno il loro mestiere, è giusto, per cui io le ringrazio anche per questo servizio. Questa è la verità. Pure a me, non sapete quanto mi dà fastidio vedere una roba del genere, dopo che mi sono fatto il culo 5 anni e giro le piazze da non candidato dentro un camper. Per cui figuratevi se non mi dà fastidio pure a me. Ma i partiti politici
Coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio devono tacere, potranno parlare soltanto quando ci restituiranno tutti i finanziamenti che si sono fottuti in questi anni da quando venne abolito il finanziamento pubblico ai partiti e lo trasformarono in rimborso elettorale, e potranno parlare quando restituiranno 23 milioni di euro di stipendi tagliati. Fino a quel momento dovranno tacere, perché questo è un paese strano in cui coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio attaccano coloro che se li tagliano dicendo che se li siano tagliati, che se ne sono tagliati troppo poco. Questo è inaccettabile. E ora andiamo alle proposte. Non so come andranno le elezioni, io vedo che il Movimento 5 Stelle è forte, siamo molto forti. Abbiamo delle proposte importanti, candidiamo soltanto incensurati, pratichiamo l'intransigenza all'interno. E questa è la prima cosa importante, praticare l'intransigenza all'interno, perché questo possiamo fare. Perché una forza politica va giudicata non sulla base di qualche esponente che commette qualcosa che non doveva commettere, e non stiamo parlando di nessun reato, ripeto, i soldi dei nostri stipendi per legge ci spetterebbero di diritto, attenzione, gli altri se li intascano. Ciò nonostante, una forza politica va giudicata in base alla reazione che ha, al modo in cui si comporta quando succede una roba del genere. Da noi, noi mandiamo via anche le persone che non commettono nessun tipo di reato, ma che non rispettano un patto con i cittadini. Gli altri candidano persone che hanno addirittura commesso un reato contro la pubblica amministrazione, oppure fondano partiti insieme a un soggetto che è in carcere per favore, per concorso esterno di un'associazione mafiosa. Cioè, questo è, cioè, ricordi, cerchiamo anche un pochino di non farci eccessivamente infinocchiare, questo è lo scenario che abbiamo davanti. Cioè, un enorme scontro, un'enorme guerra, un enorme attacco che il Movimento 5 Stelle, da quando è nato, sta ricevendo da parte di tutti, perché è evidente che sanno che con il 5 Stelle al governo la pacchia finisce. Una serie di privilegi vengono cancellati. Ci sarà giustizia sociale, certezza della pena, risolviamo il conflitto di interessi, facciamo una vera legge anticorruzione per colpire le mafie e per far finire finalmente i corrotti in galera, perché in questo paese i corrotti in galera non ci finiscono. Tuteliamo il risparmio, voi siete in una terra in cui con la complicità della politica e l'assenza magari di una dovuta vigilanza da parte di Banca d'Italia o di Consob, due banche, diciamo, due istituti importantissimi sono quasi zompatinari, e parliamo di Banca Veneta e Popolare di Vicenza, chissà magari qui c'è qualche risparmiatore. Ecco la signora. E allora vi dico quello che vogliamo fare e perché ritengo che riusciremo a farlo. Uno, vogliamo separare le banche d'affari dalle banche commerciali, così il cittadino che mette i suoi risparmi in una banca commerciale saprà che quella banca farà soltanto la banca, quindi darà sostegno al territorio, presterà dei soldi a delle imprese, riuscirà a sostenere magari una coppia di ragazzi che vogliono mettere su famiglia e fare anche dei figli. Mi dicono che qua chiudono i centri, diciamo, i centri per far nascere i bambini, intervengono sui pronti soccorso, si taglia sul sistema sanitario. Questo dobbiamo fare, dividere le banche commerciali dalle banche d'affari, per tutelare il risparmio dei cittadini italiani. Poi abbiamo altre due proposte, la riforma della governance di Banca d'Italia, per rendere finalmente, diciamo, il più autonomo possibile il governatore della Banca d'Italia, che ha il dovere di controllare sui crack bancari, sui comportamenti di alcuni banchieri che in questo paese hanno fatto reati su reati e sono fottuti miliardi e miliardi di euro. E poi vogliamo creare un fondo, diciamo, congelando il 30% degli stipendi dei grandi banchieri, e metterli da parte quei soldi e restituirli ai banchieri dopo 3 anni, appunto, che magari dovesse finire il loro mandato all'interno delle banche, così che abbiamo davvero un tesoretto pronto qualora poi nei 3 anni successivi alla conclusione del lavoro dei banchieri all'interno delle banche, se dovesse scoppiare un caso, un crack bancario, si dovesse scoprire che c'è un buco, almeno abbiamo un tesoretto per tutelare i risparmiatori. Queste sono delle proposte che in tutto il mondo funzionano adeguatamente. E qui non vengono fatte, non perché noi siamo gli unici intelligenti e riteniamo di avere, non lo so, la saggezza per poterle fare, ma perché il sistema bancario è in estremo conflitto di interessi con il sistema politico. E vi faccio qualche nome e cognome. Monti, prima di diventare presidente del Consiglio, eccetera, eccetera, lavorava in Goldman Sachs, banca d'affari. Prodi, prima di diventare presidente della Commissione Europea e per 2 volte presidente del Consiglio, lavorava in una banca d'affari privata, Goldman Sachs. Draghi, prima di diventare presidente della BCE, lavorava in una banca privata, Goldman Sachs. Barroso, che da poco ha smesso di occuparsi dell'Unione Europea, era presidente della Commissione Europea, esce dalla Commissione Europea e trova lavoro come consulente in Goldman Sachs, banca d'affari. Questi sono i conflitti di interesse. Con noi al governo questa roba non può più succedere. Il conflitto di interesse va risolto, perché questa è una problematica enorme, perché conflitto di interesse significa accentramento di potere, di ricchezza, di gestione del potere in poche mani.
Noi riteniamo di riuscire a poter portare avanti queste proposte per tutelare il risparmio dei cittadini italiani, in quanto appunto non abbiamo conflitto di interessi con questo sistema bancario, un sistema bancario che si è infilato dovunque. Pensate che il patron del gruppo Espresso e Repubblica De Benedetti è uno che comunque alzava il telefono e si faceva prestare centinaia e centinaia di milioni di euro da una banca che si chiama MPS per la sua impresa che si chiama Sorgenia, un'impresa fallimentare, poi restituiva il prestito a Tozzi e Bocconi magari con delle azioni della stessa impresa. Io provo a dirlo in televisione, vedo che quando lo dico magari qualche presentatore del talk show va in panico e cerca un po' di fermarmi o di mandare la pubblicità nei momenti topici, anche se poi magari la doveva mandare lo stesso. Capite che questo è il meccanismo, perché se ti chiami De Benedetti MPS ti dà quattrini, poi a un certo punto MPS fallisce, ma tanto arriviamo tutti quanti noi con le nostre tasse e copriamo i buchi di MPS creati dalla mala politica, dalla mala gestione da parte dei banchieri e dalla mala vigilanza da parte degli organi di vigilanza. Se sei una coppia appunto di lendinare e ti servono 20.000 euro per comprarti un macchinario, per mettere su casa dei mobili, per fare famiglia, in un paese questo che è veramente fatto alla rovescia, in cui i nonni non fanno più i nonni e i giovani non lavorano e non possono fare figli. In un paese normale i figli, i giovani lavorano e i nonni fanno i nonni. Questo in un paese normale. Capite quanto è importante la tematica del conflitto di interessi? Io ieri ho provato a dirla tanto da Fazio, perché per 20 anni ce l'hanno menata sul conflitto di interessi di Berlusconi. Poi c'è andata la sinistra al governo e nessuno l'ha mai affrontata questa questione. Non lo so, questa che è terra del Partito Democratico? Qui era forte il Partito Democratico, che ci sta la Lega. Salvini è uno che è entrato in Parlamento, in politica nel 93, un anno prima di Berlusconi. E la Lega ha governato sempre con questi partiti politici. Cosa hanno fatto? Come sta la sanità anche in questo territorio? Vogliamo un'occasione noi? Siamo perfetti? No. Dobbiamo migliorare? Sì. Una forza politica di massa, cresciuta così tanto in fretta come il Movimento 5 Stelle, cresciuta senz'altro per demeriti altrui, ma anche per meriti propri, qualche sbaglio lo fa. Ripeto, occorre giudicarla in base ai comportamenti che adotta di fronte a un determinato sbaglio. Perfetti noi non siamo, siamo cittadini come voi, con i limiti di tutti i cittadini, che abbiamo deciso, anziché di abbassare la testa, di metterci assieme e di prendere quelle proposte che circolano già nella società, che magari delle quali voi parlate qui a Lendinare, in piazza, in un bar, e portarle in Parlamento per provare a risolvere alcuni problemi. Questo è il nostro programma. Vogliamo appunto colpire la corruzione, perché pensateci, senza la corruzione le mafie non avrebbero la forza che hanno, e le mafie sono arrivate anche qui, anche in Veneto. Si infiltrano le mafie, sfruttano determinati appalti e sapete che fanno affari, che lucrano sulla nostra pelle. E senza la corruzione della politica non sarebbero così forti. Vogliamo creare, su un modello tedesco, una banca di sviluppo pubblica, una banca pubblica di sviluppo, come c'è in Germania, a sostegno delle imprese. Perché in Germania le imprese sono più competitive, non soltanto per una serie di regole che vogliamo abolire, perché vogliamo abolire anche diverse leggi, perché va snellito, cioè io non so, abbiamo calcolato che, non lo so, un imprenditore qui in Italia impiega 45 giorni all'anno soltanto per occuparsi di tutte le robe che richiede lo Stato. 45 giorni in meno, quindi, di produttività, di lavoro concreto, reale. In Germania non funziona così, ma in Germania c'è anche una banca pubblica di investimento che sostiene le imprese, perché è compito anche dello Stato sostenere la piccola e media impresa, cominciando dalla piccola e media impresa, perché rappresenta il tessuto, diciamo, economico e sociale più importante appunto di questo paese. Questo siamo, questo è il Movimento 5 Stelle, io non vi sto chiedendo di votarlo, fate quello che vi pare. Io mi sto facendo il mazzo, girando tutta l'Italia da non candidato, perché credo fermamente nella necessità di partecipare da parte del popolo italiano, perché ritengo che sia stata l'assenza alla partecipazione, alla politica, ad aver generato una serie di mostri. I parlamentari sono nostri dipendenti, e ve lo dice un parlamentare uscente. Il popolo italiano è il datore di lavoro dei politici, deve avere la forza di andare dai politici e dirgli: hai rispettato quello che mi hai promesso? Bene, bravo, ti ridò una seconda possibilità, perché poi noi crediamo nella regola dei due mandati e poi a casa. Non l'hai rispettati, fuori dai coglioni, avanti un altro. Così funziona. Uno Stato funziona quando il governo teme, tra virgolette, i cittadini, non quando i cittadini temono il governo. Così funziona uno Stato. Io vi sto dicendo soltanto di farne parte di questo movimento. Poi valutate se votarlo o non votarlo. Valutate il programma, leggete il programma, però capite anche la credibilità delle persone. Giudicate una forza politica dal modo in cui si comporta quando c'è un caso spinoso all'interno. Giudicate una forza politica da chi candida. Noi candidiamo esclusivamente cittadini incensurati. Questo esclude il fatto che uno di noi un domani non possa commettere un illecito. No, non lo esclude, ripeto. Siamo esseri umani.
Siamo esseri imperfetti, essendo esseri umani. Ma riduce drasticamente la possibilità di contaminazione. Se io candido soltanto un incensurati, si ridurrà la possibilità di commettere degli illeciti. Se negli altri partiti candidano persone già sotto processo per spese pazze, per peculato, per corruzione, alcuni per legami con le organizzazioni mafiose, sarà un po' più probabile, no? Come dire, continuare con attività illecite. Questa è la logica. Il Movimento 5 Stelle è nato per questo. Il Movimento 5 Stelle è nato per raccogliere una comunità di cittadini che non si sono sentiti rappresentati e dire venite con noi, non votateci e basta, venite con noi, perché io ve lo dico, il voto non basta. Anche qualora dovessimo andare al governo come 5 Stelle, non pensiate che riusciremo ad avere la bacchetta magica. Non ce l'abbiamo la bacchetta magica, non ce l'abbiamo. Questa qua la situazione è estremamente incancrenita dovunque. I conflitti di interessi ci stanno anche nel mondo dello sport. Il sistema mediatico, come vi dicevo, è anche immischiato con il sistema finanziario. Il 10% del Corriere della Sera, il quale, se non sbaglio, come giornale è indebitato con Unicredit o Intesa San Paolo, forse Unicredit, è in mano a Mediobanca, dove c'è dentro la banca di Berlusconi e dove c'è dentro Unicredit. Il gruppo Caltagirone c'ha il Messaggero, c'ha il Mattino di Napoli e ha degli interessi anche sulle costruzioni, sull'acqua, ed era interessatissimo alle Olimpiadi a Roma, e per questo ci fanno la guerra, diciamo, mediaticamente, perché Virginia Raggi, facendo risparmiare denari anche a voi qui, è riuscita a dire no, a mettersi di traverso rispetto al sistema, a dire no alle Olimpiadi del cemento di Caltagirone, Malagò e Montezemolo. E non è facile mettersi di traverso a un determinato sistema, non è facile. Ti fanno le pulci in ogni modo, vi vivisezionano qualsiasi tua dichiarazione, ti chiedono qualsiasi, e fanno bene, copertura finanziaria fino all'ultimo centesimo, fino all'ultimo, come finanzi questa cosa? Quando io, ripeto, gliel'ho detto pure ieri a Fazio, non mi ricordo che quando Berlusconi firmò il contratto con gli italiani da Vespa, Vespa gli chiese, ma scusi, dove trova i soldi? Pensate che paese saremmo, potremmo essere, qualora appunto in passato avessero dimostrato la stessa attenzione, quasi maniacale, che hanno rispetto al Movimento 5 Stelle con gli altri. Oggi guardate un telegiornale, senti Berlusconi che fa proposte, Renzi che fa proposte, la Lega che fa proposte, polemiche al Movimento 5 Stelle. Ma allora come siamo al 30%? Come siamo la prima forza politica del paese? Solo polemiche di ogni tipo. Candidano candidati impresentabili. Forza Italia ha candidato Gigina Porpetta, Luigi Cesaro, l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, e tutto è perdonato. Tutto è perdonato. Da noi magari stanno lì a spulciarsi le pagine Facebook dei nostri candidati per vedere quello che hanno scritto 4 anni fa, quando neanche pensavano di candidarsi. E tutti quanti magari in internet e su Facebook abbiamo scritto anni fa una stronzata. E questa stronzata magari scritta 4 anni fa la ingigantiscono a tal punto da provare a far percepire ai cittadini italiani che noi siamo come gli altri. Perché questo è l'obiettivo. Io ve lo dico, l'obiettivo di chi ha fatto anche questa legge elettorale non è governare, ma creare l'ingovernabilità, perché se non governa nessuno, in realtà governano tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Questa è la logica, perché sono pronti a mettersi tutti d'accordo, tutti quanti. Se nel 2013 c'è stato un grande inciucio tra Berlusconi, Bersani, Monti, Benedetto da Napolitano, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, 65 anni che sta lì dentro, per me Napolitano il massimo responsabile di disastri in Italia, se nel 2013 è stato questo inciuscio, nel 2018, qualora il 5 Stelle non dovesse avere l'incarico di governo, già vi dico che il prossimo governo sarà composto da una parte dei liberi uguali, D'Alema è già d'accordo, Berlusconi, il Partito Democratico, magari metteranno in naftalina Renzi, e una parte della Lega, perché Maroni già sta d'accordo con parte del Partito Democratico e con Berlusconi. Questo vogliono fare, perché i vitalizi se li beccano tutti, perché il finanziamento ai partiti, diretto o indiretto, 2 per 1000, se lo beccano tutti, perché le sedi da pagare ce le hanno tutti, perché i maxi stipendi se li beccano tutti, perché devono tutelare personaggi vicini alla politica, magari piazzati a destra e a manca negli enti pubblici, tanto paghiamo noi lo stipendio, e tutti quanti devono tutelare questo sistema. Se ci sta bene, rivotate gli stessi, e amici come prima. Amici come prima, io torno a fare il mio, tranquilli, se ci sta bene. Se non ci sta bene vi chiedo non di votare al 5 Stelle, ma democraticamente di ribellarvi, di riuscire a spegnere la televisione a parte quando ci vado io. Lì la accendete e poi cambiate alla fine. E di dedicare un'ora al giorno all'attività politica. Io vi sto chiedendo solo questo, ve lo chiedo da non candidato. Io sto dedicando tante ore della mia vita all'attività politica, perché la adoro la politica, perché ce l'hanno rovinata, ma è bellissima. La politica significa metterci assieme e tentare di capire come può risollevarsi questo paese, investendo maggiormente nel carbone, costruendo nuove discariche, continuando a gestire i rifiuti come facevano gli etruschi,
cioè bruciandoli o sotterrandoli sottoterra? Forse no, anche perché all'estero ci sono tecnologie avanzate, anche perché all'estero c'è un reddito di cittadinanza, perché non possiamo lasciare indietro un cinquantenne che perde lavoro. E qua sapete quante persone in questo territorio si sono ammazzati? Sono ammazzati persone operai, sono ammazzati imprenditori, i quali si vergognavano di dover andare magari dai loro lavoratori a licenziarli. E per certi imprenditori eroi era più grave addirittura questo, è un'onta incredibile, e non la reggevano eticamente, lo sapete. E non ne parla più nessuno dei suicidi economici in questo paese, perché l'Istat di fatto non li certifica più, ma non sono diminuiti. No, ci dicono che le cose vanno meglio, perché lo 0,1 di occupazione in più. Guardate che com'è il lavoro oggi. Se è un lavoro degno, perché ci sono persone che magari sono considerate occupate anche se beccano due voucher, o se hanno lavori veramente estremamente sottopagati. Questo è accettabile? È accettabile lo sventramento che c'è stato della sanità pubblica tutto a vantaggio della sanità privata? Perché? Perché sono cattivi? Hanno massacrato secondo voi la sanità pubblica a vantaggio della privata perché sono cattivi? No, l'hanno fatto perché evidentemente qualche RAS delle cliniche private gli ha finanziato la campagna elettorale, e per cui rispondono restituendo il favore ai loro finanziatori dicendo: d'accordo, io intervengo, distruggo la sanità pubblica, così rendo addirittura più conveniente al cittadino rivolgersi alla sanità privata. Oggi per certi versi è più conveniente rivolgersi alla sanità privata, ma mica siamo clienti, un paziente non è un cliente. La sanità non è una merce, è un diritto costituzionale. L'istruzione non è una merce, è un diritto costituzionale. Qua ci sono delle maestre. Hanno massacrato la scuola con la buona scuola. E sappiate che noi vogliamo cancellare la chiamata diretta e vogliamo cancellare qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole private, anche alle scuole paritarie, perché di fatto hanno raggirato la legge, se non sbaglio, la legge Berlinguer. In questo modo. E la Costituzione parla chiaro. Enti privati possono mettere in piedi istituti privati, per l'amor di Dio, senza oneri da parte dello Stato. Lo Stato deve finanziare le scuole statali. Vuoi mettere tuo figlio in una scuola privata? Paghi, no che ti sostiene lo Stato con i quattrini pubblici. Vogliamo questo, vogliamo soltanto il rispetto dei principi costituzionali, e ci stiamo concentrando su questo. Oggi io accendo la televisione, c'è soltanto una polemica su fascismo e antifascismo. E Ennio Flaiano diceva che ci sono due tipi di fascismi in Italia. Il fascismo, propriamente detto, è un certo tipo di antifascista. Di antifascismo, perché mentre io vedo qualche nostalgico ancora di inneggiare al Duce, dicendo: ah, se c'era lui, grazie a Dio il fascismo è morto e sepolto, vedo contemporaneamente magari qualcuno vestito di rosso o coperto, con la faccia coperta, andare a picchiare un carabiniere nel nome dell'antifascismo. E mentre succede tutto questo, in Sicilia i produttori dei pomodori Pachino neanche li raccolgono più perché non gli conviene. E di fianco alla produzione di pomodori Pachino, di fianco al supermercato, vendono i pomodori del Camerun. Ma è accettabile tutto questo? E le arance marocchine? E l'olio tunisino? E magari anche qua i produttori e gli agricoltori vengono massacrati da alcuni regolamenti europei. E gli agricoltori con cui parliamo oggi non è che ci chiedono chissà che, ci dicono: ci difendete in Europa, per favore, perché gli altri paesi vengono difesi, perché a noi non ci difendete? Guardate che il libero mercato non è mai libero. Don Lorenzo Milani diceva: non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Il libero mercato è una balla che sia libero, non è libero se le condizioni lavorative magari all'estero sono molto più basse. Magari all'estero le condizioni lavorative sono più basse, un prodotto costa meno e lo importano qui dentro. E anziché difendere i nostri prodotti che sono eccellenti, no, diminuiscono le condizioni lavorative qui in Italia per rendere appunto più competitivo il costo del lavoro. Ma fino a che? Fino a renderci del tutto schiavi? E allora dobbiamo anche un minimo ribellarci democraticamente come popolo italiano. Perché qua in Italia ci scandalizziamo di più quando Ventura sbaglia un cambio con la nazionale rispetto a quando si chiude un ospedale, o rispetto agli operai dell'Embraco che stanno perdendo il posto di lavoro. Santa pazienza! E allora ci abbiamo pure noi le responsabilità. Io questo volevo dire qualche giorno fa. Polemica di Battista, da derincoglionita agli italiani. Mi ci metto pure in mezzo io qua dentro. Sto dicendo soltanto che è responsabilità nostra se ci hanno sventrato lo Stato sociale. E guardate che le forme di xenofobia e intolleranze lo vogliamo fermare? Assolutamente sì. Le fermiamo investendo nello Stato sociale, aumentando i diritti dei cittadini, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, i trasporti, il lavoro. Così riusciamo anche a contenere un rigurgito, come lo chiamano loro, di xenofobia e di razzismo. Così lo conteniamo. Il voto di scambio è un cancro, magari pure in Veneto esiste il voto di scambio e il voto controllato. Cambiano le tariffe rispetto alle altre parti d'Italia, ma anche qui esiste. E il reddito di cittadinanza serve anche a contrastare il cancro del voto di scambio, e non è assistenzialismo. Io non sto girando l'Italia in camper da non candidato per dire in giro ai cittadini: tu non farai un cazzo e ti regaliamo uno stipendio. Ma vi pare? Assolutamente l'esatto contrario. Tu hai diritto, tu pensionato minimo hai diritto
ad avere una pensione un minimo decente, non al di sotto della soglia di povertà calcolata dall'Istat in 780 euro, perché io vedo dovunque in Italia pensionati minimi che non riescono a campare, che magari scendono di casa ben vestiti, borghesi, si mettono la cravatta, eleganti, dignitosi e magari senza farsi vedere rovistano in un cassonetto. Ma che soltanto io le vedo queste scene in Italia, è accettabile, no, vogliamo alzare grazie alla pensione di cittadinanza le pensioni minime, i soldi ci sono. La nostra misura sul reddito di cittadinanza costa circa 18 miliardi di euro all'anno, comprensiva addirittura la riforma sui centri per l'impiego. E Gentiloni ha trovato in 24 ore 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche che lor signori, con la compiacenza appunto del sistema bancario, avevano spolpata. Là per le banche i quattrini ci stanno sempre e per le esigenze della povera gente no. E se sei un cinquantenne che perde lavoro, devi avere un reddito, a patto che ti inserisci in un percorso formativo in un centro per l'impiego per imparare nuovi mestieri e lavori anche gratuitamente per il tuo comune d'appartenenza, perché tanti lavori anche qui a Lendinara saranno necessari, ci sono anche tante persone anziane in questo paese dove tante persone anziane diventano fantasmi, e allora è possibile anche fare dei lavori socialmente utili, no? In cambio del reddito di cittadinanza. Poi, qualora appunto ti arrivassero tre proposte di lavoro e tu dovessi rifiutarle, perderesti il reddito di cittadinanza. Che cos'è? Assistenzialismo questo? È una misura economica espansiva che sarà il futuro, credetemi. Il futuro. È molto importante pensare che oggi è il reddito che ti permette di stare dentro i margini di una società. È il reddito. Io vi chiedo, ripeto, di farne parte di questo progetto. Non è facile. Non è facile cambiare questo paese, è molto incancrenito, ci sono poteri che si difendono, poteri forti che si mettono di traverso, sacche di potere che non molleranno mai, perché sanno che con il 5 Stelle al governo cambierà tutto, faticosamente, lentamente, senz'altro, perché la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma cambierà tutto perché, ripeto, non abbiamo conflitti di interesse. Io vedo dovunque che c'è quieta disperazione, come diceva Toro, in questo paese, una quieta disperazione, che si è trasformata addirittura in rassegnazione. Come le persone che neanche dicono diminuisce la disoccupazione, perché in realtà alcune persone sono così rassegnate che neanche più cercano il posto di lavoro e ci dicono i dati sono migliori. E la rassegnazione è l'arma principale di un sistema che gode nel vedere di fronte un popolo di rassegnati. Un popolo di rassegnati è il miglior amico di coloro che ci hanno sempre gestito la vita. Io non mi rassegno, non mi sono rassegnato in questi 5 anni, ora mi prendo una pausa dal Parlamento, ma continuo a fare politica, continuo a farla sempre, non mi rassegno, perché si tratta dei nostri diritti, della nostra vita e siamo destinati a vivere una vita migliore, una qualità di vita migliore. Ora leggo di alcune cose, non so, stanno altri bonus alla pubblica amministrazione, non lo so cosa stanno pensando di fare. Guardate che fanno sempre in questo modo, ci fottono i diritti lentamente, lentamente, magari privandoceli con un decreto licenziato, approvato a Ferragosto o il 24 di dicembre. Quando magari l'attenzione del popolo italiano è più bassa, no? Siamo meno attenti, lì ci fottono magari un diritto. Poi quando vedono che stiamo lì per organizzarci, anche qui a Lendinara c'è tanta gente, io non mi aspettavo così tante persone qui a Lendinara, grazie, perché chi scende in piazza comunque si schiera e fa sempre un gesto rivoluzionario, grazie. E appena vedono che come popolo italiano ci stiamo per unire, per alzare la testa, per abbandonare certe ideologie che magari del passato, del fine 700, che ci hanno sempre diviso, e il popolo diviso è il miglior amico di coloro che ci governano, ci dividono in ogni modo, tu sei così, tu sei cosà, come cercano di catalogare 5 Stelle ogni giorno, di destra e di sinistra, sempre lo fanno. Dicono che siamo di destra quando vogliamo abolire Equitalia, quando in realtà è stato il centrodestra ad aver creato Equitalia in questo paese fatta alla rovescia. E diventiamo di sinistra se vogliamo ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le imprese sopra i 15 dipendenti. Anche se in questo paese è stato il Partito Democratico, gli eredi di Berlinguer, ad aver abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Poi torniamo ad essere di destra se vogliamo abolire ogni forma di finanziamento pubblico ai giornali. Vendi il giornale? Sai fare un buon prodotto e lo vendi? Campi. Se non lo sai fare quel giornale non lo vendi più. Cambi mestiere, non che ti do da quattrini io dello Stato, direttamente o indirettamente. Poi torniamo ad essere di sinistra se vogliamo l'acqua pubblica, che è un bene nostro. Trasporti pubblici, scuola pubblica e sanità pubblica. Poi diventiamo di destra se vogliamo togliere queste dannatissime sanzioni alla Russia, non perché siamo amici di Putin, io non l'ho mai conosciuto Putin, hanno detto pure che Putin mi ha finanziato il tour in motorino, ce lo vedete Putin a darmi 30 euro di miscela, hanno scritto pure questo, non sono amico di Putin io, ma le sanzioni alla Russia hanno colpito, hanno colpito addirittura di più le imprese del comparto agroalimentare italiano rispetto alla Russia, colpe e soprattutto tante imprese venete. E lì siamo di destra. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo il reddito di cittadinanza. Vogliamo regalare quattrini appunto ai fancazzisti, questo dicono. Quando abbiamo pure pensato di istituire un reato ad hoc penale per punire coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza. Punirli penalmente, proprio perché si tratta di rispetto e dei denari dello Stato. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo una banca pubblica di investimento. Anzi, populismo questo è.
quando c'è in Germania una banca pubblica di investimento. Soltanto quando non prendiamo un euro di finanziamenti pubblici, di rimborsi elettorali, ci tagliamo gli stipendi. Oppure candidiamo incensurati. Oppure nessuno di noi si becca un euro di vitalizio, lì non ci dicono se siamo di destra o di sinistra, perché siamo gli unici a farlo. Anzi, ci attaccano quando qualcuno di noi magari non l'ha fatto. È incredibile, questo mondo è veramente, quest'Italia è fatta alla rovescia, ti devi mettere a testa in giù per capirci qualcosa. E capite come ci dividono destra, sinistra? Io un tempo votavo la sinistra, l'ho votato, ho votato pure il Partito Democratico, pensavo che facessero opposizione a Berlusconi. Poi li ho visti in Parlamento, no? Dire, ma come sei andato? Ci siamo scontrati bene in televisione in quel talk show, lui mi ha dato un bel colpo, però io ti ho risposto, destra, sinistra, e magari a brindare a prosecchino col mignoletto alzato dalla buvette. Che gli frega a loro? È così, quel palazzo è fatto in questo modo. Io l'ho frequentato, grazie a voi mi avete dato questo privilegio, il privilegio per me è stato combattere per i diritti di tutti 5 anni. Ma adesso lo frequentasse qualcun altro al posto mio. Andateci voi con Brunetta Santanchè e la Boschi, non io, altri 5 anni no. Andateci voi. Andateci voi, toccherà pure a voi. Ma quel palazzo è fatto così, per farti staccare dalla realtà. Il politico lì dentro si distacca dalla realtà, giustifica lo ingiustificabile. E diventa, sì, parte del sistema, parte dell'arredamento del sistema. Si commettono delle cose lì dentro, anzi si giustificano delle cose lì dentro che al di fuori nessuno giustificherebbe mai. Questa è la verità. No, li dobbiamo far trovare un lavoro a questi personaggi, alla Finocchiaro, a Gasparri. Basta! Farci fuori da questa melma, ma dai, ma crediamo veramente che quello che ci ha messo il canone in bolletta rispetti quello che diceva toglierò il canone in bolletta, ce l'ha messo il canone, nessuno dovrà più pagare il canone, ce l'ha messo in bolletta. Oggi quelli che attaccano la legge Fornero sono quelli che l'hanno votata. Berlusconi ha votato la legge Fornero, la Meloni, quella della destra sociale, diritti dei lavoratori, ha votato la legge Fornero. E Salvini, che parla di legalità, di sicurezza, va di fianco a uno che ha pagato Cosa Nostra. Salvini, che attacca la Fornero, si allea con due che la legge Fornero l'hanno votata. Ma che coerenza è? Salvini, la Lega. Se li beccano i vitalizi certi personaggi, se li beccano i maxi stipendi. Si sono mai tagliati un euro di stipendio. Non è che col taglio degli stipendi risolvi il problema del debito pubblico, per l'amor di Dio, non ho mai pensato questo, ma è un segnale importante da dare per aumentare la credibilità, per tentare di dire al cittadino, io lo so che il cittadino stai soffrendo, beh, qualcosa io faccio, anche se quei soldi mi spetterebbero di diritto e mi servirebbero pure, perché ho restituito una valanga di quattrini che in questo momento mi servirebbero anche per la mia vita, perché sono diventato papà da poco e mi servirebbero, come servirebbero a tutti quanti voi. Ma che dobbiamo fare di più? Cazzarola, ci siamo veramente messi di traverso di fronte a sto sistema? Ma chi mai era andato a 300 metri sotto la villa di Berlusconi a dirgli tutto quello che avevamo voglia di dirgli da una vita? Ma chi l'aveva mai fatto? Noi, non io, noi! Perché c'erano centinaia di persone a leggere una sentenza. E mi querela Berlusconi. Querelasse sta minchia Berlusconi, vediamo se querela. Incredibile. Lo capite che abbiamo dimostrato un grande coraggio? Lo capite che non è facile stare in quel palazzo, alzare la mano quando entra la Boldrini e andare lì a fare gli interventi sapendo che ti arrivano i fischi? Che se sbagli una parola, un tempo verbale, la consecutio temporum è una roba gravissima e ti sbattono su tutte le prime pagine dei giornali. Di Maio ha sbagliato il congiuntivo quando questi sbagliano con la condizionale. È più grave tutto. È più grave la consecutio temporum delle leggi elettorali incostituzionali, ma ce ne rendiamo conto? Incostituzionali. Ma come dovrebbe essere giudicato quantomeno un parlamentare? Viene pagato per fare le leggi. Questo è il lavoro di un parlamentare. Il Parlamento è l'organo legislativo. Lì dentro si fanno le leggi. Se un parlamentare scrive e vota una legge poi giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quindi illegittima, illegale, truffaldina, incostituzionale, per me è come un chirurgo che mi opera e si dimentica il bisturi nel mio stomaco. Io non mi farei rioperare dallo stesso chirurgo che dopo avermi operato ha lasciato il bisturi nel mio stomaco. Cercherei un altro dottore. Perché noi dobbiamo riaffidarci a quelli che hanno votato delle leggi incostituzionali? Perché siamo così masochisti? Perché? Perché? Ma godiamo a farci prendere in giro. Godiamo. Che cos'è? Abbiamo paura di cambiare.
Abbiamo paura di ammettere a noi stessi il fallimento ventennale. Abbiamo paura di doverci guardare allo specchio e dire: ho sbagliato a votarli. Io pure ho sbagliato a votarli. Ne sono uscito, mi sono disintossicato, sono una persona nuova. Non è facile ammettere a noi stessi i nostri errori. Non è facile. Ma santa pazienza, a un certo punto valiamo anche come esseri umani. Uno ammette a se stesso un proprio sbaglio e tenta di dare fiducia ad una forza politica che non è responsabile di questi disastri. Poi se dovessimo fallire anche noi, non ci votate più. Però un'occasione ce la meritiamo, un'occasione. Dopo 35 anni di destra-sinistra ipocrita, ce la meritiamo. E se vedete questi attacchi incredibili, quotidiani, di fango contro di noi da parte di tutti questi organi che tacciono di fronte a delle robe incredibili, la pagliuzza del 5 Stelle che noi dobbiamo eliminare rispetto alla trave dei partiti politici, non è questa una conferma del fatto che siamo soltanto noi vogliosi e desiderosi di cambiare qualcosa in questo paese? Non basta vedere il trattamento che ci riservano qualche presentatore di talk show per vedere la differenza tra noi e loro. Non basta questo. Quando io vado dalla Gruber mi fa giustamente un terzo grado, un interrogatorio. Ci manca solo la lampada accesa in faccia, confessa di Battista. Gli altri questo trattamento, gli viene dato questo trattamento. Io vedo che a Renzi gli danno il microfono e se ne vanno e tornano dopo 20 minuti. Uno c'ha la televisione spenta, si accende da solo e compare Renzi. Succede questo. O no, non è così. E adesso tutto ancora fascismo, antifascismo, ripeto. Domani io vado da Floris, domani da Forlì, in diretta. Piove e state tutti qua. Perché state tutti quanti qua? Che volete da me? Che volete da me? Che volete? Andatevene via. Andate a casa e moltiplicatevi, che c'è bisogno qua di forza. Ognuno ha il dovere in questo momento un po' di... Ripeto, spegnere la televisione, televidere significa vedere da lontano, televidere. Ognuno ha il dovere di avvicinarsi alla politica e vedere da vicino. Non televidere, vedere da vicino, non vedere da lontano, perché ci fottono i decreti. E ripeto, il concetto che vi stavo dicendo io, poi ci salutiamo che vado a Venezia. È sventurato un paese che si accontenta di bonus e mancette quando ha l'obbligo di rivendicare diritti. Perché questo è il sistema, ripeto. Ci tolgono il diritto magari allo studio, però ti danno il bonus studente. Massacrano la scuola pubblica e la buona scuola, però dicono: tu insegnante, non mi rompere, beccati il bonus insegnante, stai zitta. O neanche li pagano. Succede questo. Ti massacrano la sanità pubblica, però ti dicono: oggi è la giornata di un check gratuito per tutti quanti. Massacrano il lavoro, però ti regalano gli 80 euro. Fanno sempre così. Ti tolgono un diritto, però ti danno il bonus, per calmarti. Le mancette che sono? Anestesia e metadone? Calmanti, calmati. Io voglio un popolo di calmi, perché agitati, organizzati, interessati alla politica, siete pericolosi. Se non vi interessate alla politica, siete cittadini modello. Se vi distraete soltanto guardando il calcio, e io lo guardo il calcio, so pure laziale, 3 sconfitte di fila. Santa pazienza. Però non ci possiamo, no? Far abbindolare in questo modo. Il cittadino modello per i potenti è il cittadino disinteressato alla vita politica. Quello è il cittadino modello. Tranquillo, mansueto, mai pericoloso, mai sopra le righe. Coglione! Ti assumi tu le responsabilità di quello? È così o no? Io vi ringrazio. Tante persone qui, grazie di, ripeto, ai carabinieri, massima solidarietà per il carabiniere circondato e picchiato qualche giorno fa. Dagli antisistema, no? Mai capaci di fare delle battaglie di informazioni sulle banche, ma da sfogarsi un giorno coperti picchiando un carabiniere di 50 anni, gli antisistema. Hai capito? Gli antisistema. Massima solidarietà da parte nostra, solidarietà vera, da parte di una forza politica che vuole investire in sicurezza, vuole aumentare il numero delle forze dell'ordine, vuole inserire anche nella pubblica amministrazione l'agente provocatore. Un agente altamente qualificato, funziona questa idea in altri paesi, capace di provocare dall'interno della pubblica amministrazione un reato di corruzione. Noi vogliamo fare questo, formare magari dei carabinieri, già sono altamente specializzati ancora di più, infiltrarli sotto copertura nella pubblica amministrazione, con un compito, tirano fuori una mazzetta, sono infiltrati, la presentano al politico, se il politico se la becca scattano le manette. Questo significa affrontare sul serio la corruzione.
grazie Lendinara di cuore, se potete, nei prossimi giorni diffondete qualche informazione, andate da un indeciso, qua c'è un mucchio di gente che è del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sa, a sua insaputa, un mucchio di gente. Andate un po' a diffondere, perché noi ci facciamo il mazzo, andiamo anche in televisione, stiamo sempre in piazza, però funziona veramente il porta a porta, non quello là, quello vero, diciamo, nostro, porta a porta. Grazie di cuore Lendinara, viva il Veneto e viva il Movimento 5 Stelle, grazie, buonanotte. Dove siamo? Se volete passate un attimo al bagno, ma c'è il totem di nuovo? No, se volete... liberamente potete sostenere questo tour con una donazione libera, c'è forse il merchandising, c'è qualcosa. Hanno paura di esporsi, qua, che ve lo dico, a quelli che sono scesi in piazza, è come quando gli insegnanti se la prendono quelli che non vanno a scuola. Diteglielo voi, agli scettici laggiù magari stanno solo proteggendo dalla pioggia. Io non vi dico votare al Movimento 5 Stelle, non lo votate, però venite con noi, perché fare politica in questo modo, schierarsi, è vero che è faticoso. È vero che è dura schierarsi, lo so, prendere una decisione non è facile, prendere una strada significa mollarne un'altra e non è facile, però quello che vi dico è che schierandosi si acquisisce anche una bella dignità, ci si guarda allo specchio, ti viene ogni tanto il sangue amaro, il fegato grosso, ci stanno pure tante delusioni, però torni a casa contento, io torno a casa contento, stasera a Venezia rivedo mio figlio e gli dirò, guarda sappi comunque tuo papà il suo dovere l'ha fatto. Grazie a tutti e buonanotte. Ci vediamo al banchetto là, se volete sostenerci con donazioni libere. Ragazzi. Andiamo al banchetto, grazie. Ale, Anche io posso? Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Ah, forse l'ho lasciato là. No, l'ho preso io. Abbiamo preso tutte. Spero ti piaccia. Vai Emiliano. Grazie. Venite verso il banchetto, così è a... Mi ha accompagnato un attimo. Venite un attimo qua. Sì. Niente. Accompagnate un attimo lì sotto e faccio tutto, però almeno. Occhio che c'ha una... Occhio qua, ragazzi, qua cadete. Mamma mia! Aspetta che sono cammino. Forza una però, la signora. Aspetti. Subito. Che vuole candidarsi. Secondo suo. Come si chiama? Elena Albanese. Facciamo solo. Fatta fare qualcosa. Sì, ok. Venite verso per comprare queste due cose. Non sa quanta gente. Più richiesto adesso. Solo per avere un sacco di. Guardi. Un po' verso là, siete troppi, siamo sempre troppi, però puoi scattare il paragone, scusa un attimo, signore, non fate preparate le macchine. Ciao signora, che stai per Sandro, fammi partire questo hashtag che avevo fatto per te che non riesco a farlo decollare. Poi ci provo. Guardate, voi della telecamera c'è qui un attimino. Non è. Attenzione, tavolo. Occhi al tavolo. Attenzione al tavolo. Sono al tavolo, signore. Non lo so, sta. Perché? Scusa, siamo per la legalità.
Grande. Ale, girati che devo passare l'ora. Ale, girati che devo mantenere una promessa. Aspetta, Michele, c'è? Devo mantenere una promessa, se mi facevano passare gli facevo fare la foto. Fai l'onore di sangue. Se potete fate una donazione al movimento. Piano piano. Ecco. Piano piano. Ale, poi ti lascio. Dov'è la macchina? Arrivo. Una foto vale. Fatta? Una foto. Dai! Va benissimo. Sono tutti e due, grazie. Grazie alle grandi, ti vogliamo bene. Cinque minuti alle 7. Grazie per il biglietto. Ci sostiene, però non sa poi ci fossero i soldi, ma si è pure vista questa cosa. Sì. Qua le bustarelle non vengono date per ottenere appalti e cose, ma per sostenere. Luca Di Maio, abbiamo dato le sportive dell'Equo e Solidale, tre punte. Quindi la signora mi ha dato un biglietto, io non l'avevo capito all'inizio, si trattasse di un contributo e questa è la ricevuta. Grazie, sì. Questi te li tieni, che sono sufficienti, 50 euro, 100 sono troppo. Vale. Grazie a tutti, stasera siamo a farci due passi a Venezia, un po' al banchetto, però non facciamo il comizio perché durante il carnevale non è permesso. Domani siamo a Forlì e poi domani interverrò a Di Martedì sulla sera. Grazie a tutti, coraggio. Quando ci vai, Rignano?